Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Passo direttamente il ponte qua. Dovrebbe essere in demolizione la mia casa. La mia casa e tutto quello di dietro. Da sopra il cimitero deve essere dritto con i cavi che vanno sulla torre, almeno come ci sta nel progetto che mi hanno fatto vedere. Il signor Giuseppe Lucchese abita a Torre Faro, la zona di Messina dove dovrebbe sorgere il pilastro siciliano del ponte. Questo è il mio mondo. Io la mattina mi alzo, qua c'è il finocchio, mezza. Ne penso io dove trovo un attimo la casa, su terreno così. E sta tranquillità che c'è qua. Ultimamente si è detto che dovevano pagarle quattro volte quanto. Quattro volte. Quattro volte. Io nemmeno 10 volte per andare, sempre questo. Ecco, tutto questo che c'è a destra e a sinistra è tutto abbattuto. Case, abitazioni, villette, villini. E qua c'è tutta questa zona fino al cantiere che è a 200 metri, 150 metri da qua. Non è neanche quantificabile quante sono le famiglie che sono sotto esproprio. Io credo che si arriva a un migliaio di persone. Siamo a una decina di chilometri a nord di Messina, nella riserva di Capo Peloro, che protegge i due splendidi laghi di Ganzirri. Questo è il cantiere grande previsto per il pilastro lato Sicilia. Quest'area di esproprio è circa 280.000 metri quadrati, circa 35 campi di calcio, tanto per avere un'idea. Non sappiamo niente. Dove, quando, se saremo espropriati, se ne parla da una vita. Purtroppo, secondo questa carta, sempre del 2011, questi edifici in giallo sono appunto la macelleria, il panificio e il bar, che sono soggetti ad abbattimento. Molta gente non sa neanche di essere nei piani di esproprio, ed è questa la cosa assurda e pericolosa che ci fa preoccupare ulteriormente. Queste tavole fanno parte del progetto definitivo del 2011, che non venne poi trasformato in esecutivo. L'aggiornamento sarebbe stato consegnato a settembre, ma i documenti al momento non vengono resi pubblici. Anche la casa della signora Cettina, secondo il piano del 2011, dovrebbe essere abbattuta per fare posto al ponte. Qua c'è il frutto di anni di sacrifici, di lavoro. Ho una tristezza dentro. Io non lo so come spiegare. Lei vede qua una casa semplice, non c'è la regia di casetta. Però io a questa casa mi sono affezionata a ogni angolo. Sono delle radici che tu fissi.